dobbiamo pensare che è una delle forse terza o quarta criminalità al mondo, e non è lo stregone con l'anello al naso, la madama che mangiando la coscia di pollo fritta, ciccioni imprecando, fa il voodoo con i fumetti o sgozza la gallina. Qua si tratta di criptovalute, di bitcoin, di miliardi di dollari che si muovono in tutto il pianeta, di trafficanti che dalla Colombia portano l'eroina fino a Mosca o riescono a corrompere funzionari del Commonwealth per muovere dei cargo commerciali, traffico di petrolio a manetta con le mafie russe al pari dell'ISIS. Cioè, la mafia nigeriana è un volume di soldi incredibile, è una potenza a livello anche politico, non solo criminale, nel mondo. Noi finché penseremo che questi sono degli africani sottosviluppati di serie B che vengono qua a fare il voodoo, sgozzano le galline e picchiano i cazzotti alle ragazze, non abbiamo capito proprio niente di niente. La migrazione rappresenta, per chi l'affronta, una grande avventura, una sfida che è legata al miglioramento delle proprie condizioni di vita. E anche chi è obbligato a lasciare il proprio paese, quindi un rifugiato, un profugo, spera di migliorare le proprie condizioni di vita nel luogo in cui approderà.